Savio Irpinia nasce dall'esigenza di conoscere il territorio. Allora noi il primo problema che andiamo a combattere con questa iniziativa è il fatto semplice che noi non conosciamo dove stiamo, cioè noi non sappiamo esattamente le risorse del territorio e non conosciamo né la bellezza del territorio né le potenzialità, la storia, la vocazione, le possibilità che ha questo territorio. Rispetto allo scorso anno abbiamo inserito un paio di mesi in più. L'anno scorso erano tutte concentrate sull'arco dei 3 mesi, giugno, luglio e agosto. Quest'anno iniziamo a maggio e finiamo a settembre, quindi iniziamo a renderlo un evento già più di ampio respiro. Partito da 3 mesi, oggi appunto concerne i 5 mesi di attività. 5 mesi di attività e sono 5 mesi in cui sono state programmate 10 tappe, quindi abbiamo mantenuto il numero dello scorso anno, ma in maniera particolare abbiamo rinnovato tutti i comuni che andremo a visitare, perché mentre l'anno scorso appunto avevamo 21-22 comuni visitati, quest'anno ce ne sono altri 18 totalmente nuovi, tranne uno che è un po' il simbolo di quello che noi vogliamo, ed è Cairano, un paese fragile, un paese meraviglioso, un paese dolce, un paese con pochi abitanti. Non vogliamo i grandi numeri, vogliamo un futuro degno per questa terra, e il futuro degno non è dato dai numeri, non è dato dalle cifre, è dato dalla dignità, dalla bellezza, dalla comunità che noi stiamo lavorando per ricostruire le comunità. Uno degli obiettivi principali di questa iniziativa. Che significa ricostruire le comunità? Dopo il terremoto, dal terremoto a oggi, noi abbiamo avuto una disgregazione sostanziale delle comunità, ci siamo un po' persi, ogni paese è andato per conto suo, ogni persona ha pensato di dover rincorrere qualcosa per il bene suo e della propria famiglia, trascurando qualsiasi altra cosa, mentre noi ci siamo resi conto che forse stando insieme, uniti, volendoci bene, costruendo comunità di tutti, con tutte le persone all'interno, per noi non è importante il titolo di studio, l'età, non ce ne frega niente. Ci frega di sapere e di mettere insieme tutte le persone che ancora sognano e che ancora vogliono un futuro diverso per questa terra, ancora vogliono restare in questa terra, ancora vogliono che questa terra venga rispettata, perché è anche ora di chiedere che questa terra venga rispettata. E noi lo diremo con chiarezza, ma lo diciamo da sempre, lo diremo per sempre, che questa terra deve essere rispettata perché lo merita, la gente di questa terra lo merita. E allora 10 tappe che mettono insieme un po', io parlerò delle problematiche, si chiamano vertenze solitamente, no? Le vertenze irpine, quali sono? Noi le abbiamo messe insieme perché le conosciamo, perché siamo andati nei luoghi a conoscerle, perché abbiamo parlato con le persone, perché ci siamo confrontati. Questo sono gli inconvenienti della diretta. Si dice che le iniziative sono costruite dal basso, vengono dal basso. Questa iniziativa non viene dal basso, viene proprio dalla terra. Cioè noi partiamo dalla terra, dalla nostra gente, dalla nostra storia, da chi siamo, iniziamo a individuare chi siamo, capiamo la nostra storia e capiamo appunto dove vogliamo andare. Perché oggi si pensa di poter dire dove vogliamo andare senza conoscere da dove proveniamo. È impensabile. E le vertenze irpine sono tante. Partiamo da una: la Avellino Rocchetta è la nostra ferrovia, parte da Avellino, arriva a Rocchetta Sant'Antonio, che oggi è in Puglia, ma fino a un centinaio di anni fa era anch'essa provincia di Avellino. È stata sospesa dal 2010 senza che nessun politico di spicco, senza nessun clamore, cioè hanno tolto un diritto nostro così in maniera tranquilla. Invece quella ferrovia ha rappresentato tanto per la nostra storia, però potrebbe anche rappresentare tanto per il nostro futuro. Poi ci ritorniamo.
toccheremo l'eolico selvaggio. Signori, noi oggi in Irpinia abbiamo oltre 1000 paleoliche che devastano il territorio, devastano il paesaggio, devastano la nostra bellezza, devastano tutta la nostra cultura, vengono messe in monti che rappresentano la storia. Siamo stati poco tempo fa ad Andretta, sul monte Airola, dove venivano mandate le persone a guarire, e invece oggi ci vogliono installare le paleoliche. Poi ci diranno, no, ma l'energia dobbiamo creare. Noi abbiamo già la sostenibilità provinciale per quanto riguarda l'energia alternativa attraverso le paleoliche. Che vogliamo più? A che serve ancora andare ad installare? È la camorra e la mafia che vuole ricevere un tornaconto. E ci sono società che si prestano a questo, il capitale sociale irrisorio, spesso 10.000 euro, e ci sono a volte anche amministrazioni che si piegano a questo avendo un tornaconto personale. Allora noi diciamo comunque basta questo, diciamo basta, ci siamo rotti le scatole, perché poi quando andiamo a vedere nei fatti, nei dati, e leggiamo parere del comune favorevole e poi dobbiamo leggere sulla stampa no, ma noi ci opponiamo alle eoliche, e come ti opponi se tu dai parere favorevole? Come ti opponi se non ti sei presentato in conferenza servizi, cioè quella riunione che fanno tra tecnici, comuni e tutte quante le parti interessate? Tu mandi un fax e dà il tuo parere favorevole. La stessa cosa la fa la provincia spesso, quasi sempre, parere favorevole. Non si vede dove stanno le paleoliche, è giusto o non è giusto, ci sta migrazione di uccelli rari, non ci sta, ce ne stanno già altre 300, quindi non ci sta, si devasta il paesaggio. No, non si vede questo, si vede, allora tu cosa mi dai a me? Ah, mi dai questo? Bene, allora, ok, perfetto, andiamo avanti. Allora questo qua deve finire. Deve finire, perché non esiste nessuna, in questo caso, energia pulita, energia alternativa, con le paleoliche che ci cadono in testa e a chissà è successo non più tardi di un mese fa. L'olio marcio che viene lanciato ai nostri terreni invece di coltivarci il grano, perché il formicoso era famoso per la coltivazione del grano, oggi per la coltivazione di paleoliche. Che abbiamo fatto? Abbiamo salvato dalla discarica e abbiamo fatto la discarica di paleoliche. Ma quando dopo 40-50 anni devono essere tolte perché crollano? Le società a capitale sociale di 10.000 euro, per togliere una paleolica ce ne vogliono perlomeno 700.000 euro. Ma chi le viene a togliere? Nessuno. Il loro introito l'hanno fatto, 1 milione di euro all'anno, è finita. I soldi dell'energia l'hanno presi, i certificati verdi, già hanno fatto quello che dovevano fare, resta a noi. La morte del paesaggio resta a noi. La trasparenza amministrativa e il turismo. Non è vero che si parla a sproposito di turismo in questo territorio. Questo territorio ha tutte le carte in regola per fare turismo. Proprio attraverso questa iniziativa, anche l'anno scorso, ce ne siamo resi conto, perché le bellezze non mancano, la gastronomia di qualità non manca, i castelli non mancano. Cioè tutto quello che serve a fare, i paesaggi non mancano, la gente accogliente non manca, e allora perché non dobbiamo farlo? La trasparenza amministrativa che significa? Significa che le clientele, cioè il gestire il lavoro per qualcuno a discapito di tutti gli altri, al di là del merito, per conservare un potere, ok, questo qua deve anche andare a farsi friggere, deve essere tolto di mezzo. E noi non vogliamo nessun favore, non vogliamo piaceri, vogliamo che il merito sia rispettato, e chi studia deve poter restare in questa terra e deve poterci lavorare. Chi si batte per questo territorio deve avere questa possibilità. Non è giusto che bisogna scappare, perché oggi non siamo arrivati, come ci dicono sui giornali, al fatto che ma si emigra, si va fuori. Si va fuori perché si scappa, ma non dobbiamo scappare. Andare via è una, deve essere una scelta, non deve essere una disperazione, una scelta di disperazione. Tratteremo l'inquinamento ambientale della Valle del Sabato. Noi vogliamo fare turismo, vogliamo che questo territorio viva per le proprie eccellenze, e poi abbiamo fabbriche che sversano nel fiume. Allora tu passi per Piano d'Ardine, perché la cosa è semplice, sembra complicata, però tu passi per Piano d'Ardine e senti puzza di schifo. Che è quella? Che è quella puzza? Come avviene? Come nasce? Nasce perché le fabbriche prendono e scaricano nel fiume. E si può fare questo? No! Quando però noi abbiamo scoperto una persona, un singolo cittadino, una famiglia che scaricava
La propria fossa settica all'interno del fiume, l'abbiamo denunciata, abbiamo chiamato ARPAC, Polizia Municipale, Guardia Forestale, tutti, nessuno si è mosso. Nessuno si è mosso, perché quella è la terra di nessuno. Allora pure questo passaggio per me è fondamentale, perché non deve esserci terra di nessuno, questa è la terra nostra, che i nostri nonni hanno combattuto per difendere, non di quattro deficienti che devono risparmiare il costo dello smaltimento. Questo non deve accadere più. Cementificazione selvaggia nell'Irpinia più occidentale. Queste 10 tappe, voi le vedete, sono strutturate in maniera, diciamo, bilanciata dal punto di vista della Bassa Irpinia, dell'Alta Irpinia, della Valle Ufita, dell'Irpinia del Sud, Calabritto, Guaglietta. Quindi andremo a riscoprirla tutta per intero, non ci saranno zone dove noi non andremo, andremo a riscoprirla tutta. E la cementificazione selvaggia sono appalti selvaggi e sono soldi selvaggi. Ci siamo rotti le palle di questo, è bene dirlo con chiarezza, perché non serve a nulla. Se oggi ci giustificano tutti le opere scellerate che fanno con il pericolo di perdere il finanziamento, allora io voglio capire che significa questo, perché non lo capisco. Ah, che significa? No, se non facciamo questo perdiamo il finanziamento, allora mettiamo i pali della metropolitana di Algea sugli scivoli dei disabili, davanti ai balconi delle case. Ma questo è progresso, è correttezza, è socialità? No, questo è scempio, perché bisogna andare avanti, che cosa? Con l'avanzamento dei lavori per avere quell'altra quota da poi spartirsi? No, mi sono rotto i coglioni di questo e non voglio vederlo più, perché non meritiamo questo, non lo meritiamo. Allora tutte le nostre genti che hanno lavorato onestamente, che si sono battute per l'onestà e per questo territorio, non meritano questo. Lex Sirisbus, andremo a vedere nella Valle Ufita che succede, perché anche là da ex Sirisbus il governo aveva promesso 200 volte che si riapriva, poi non si è riaperta ancora, problemi, controproblemi, andremo a conoscere cosa è accaduto lì, andremo a conoscere cos'è l'accumulatore che si è fatto a Flumeri, e mica lo sappiamo che è successo, un accumulatore di energia elettrica che accumula a 300 gradi sodio e zolfo nelle case delle persone, sta là proprio sotto di una casa. Noi abbiamo conosciuto la famiglia che abita lì e ci hanno detto: se non avessimo avuto un'altra figlia noi saremmo andati in depressione, perché avere una bomba qua per noi significa la morte, perché fino a 4 anni fa questo tipo di accumulatori sono esplosi anche in Cina, dove i controlli sono un po' migliori che qua. E a quella ci hanno messi in cassa. Siamo senza difese, perché non possiamo dire nulla, non possiamo fare nulla se non unirci e combattere questi scempi. Dedicheremo anche una giornata a Ettore Scola, no? Che quest'anno è scomparso. E vedremo in una tappa anche il film Trevigo Torino. E tratteremo poi più avanti anche l'emigrazione. Come dicevo prima, le migrazioni si scappa da qua, ma perché? Ma se c'è una possibilità, perché non sfruttarla? Allora forse qualcuno vuole che non ci sia nessuna possibilità per questo territorio. Invece c'è, e quando si va nei territori lo si scopre. Quando si vede con gli occhi propri il territorio e si mangia con la bocca propria i prodotti tipici e si ascolta la gente, e si ascoltano le tradizioni millenarie, poi decade quella stronzata che ci raccontano che qua non c'è futuro. Non c'è nessun tipo di sviluppo se non quello che dicono loro, tipo con le fabbriche oggi tutte chiuse. Tratteremo le politiche giovanili, cioè vogliamo capire in questa provincia che politiche giovanili ci stanno. A me sembra che non ce ne siano, cioè quali sono le politiche per far restare i ragazzi qua? Qual è una misura messa in campo per far restare i ragazzi qua, per non farli scappare, per dare una possibilità a tutti gli studenti che magari si sono laureati anche con i 110 e lode e non hanno nessuna possibilità? Quale sono? A noi non ci risulta niente. Immigrati, recupera gli abita, allora quello che sta avvenendo a Cairano, la possibilità di riprendere magari una casa diroccata, rimetterla in sesto, però abitarla, ritornare quindi in luoghi
ma non solamente di irpini, anche di persone che vengono da fuori, di persone che vogliono riscoprire un'essenza diversa, uno stile di vita diversa, dei valori nuovi, dei valori diversi. Noi stiamo correndo dietro a cose che sono fallaci, perché la depressione avviene anche nei grandi centri abitati e succede che oggi non c'è nessuna prospettiva anche lì, e tante persone vengono dai centri abitati grandi, gli agglomerati, a riscoprire qualcosa nelle province. Però se nelle province non rimane nessuno e non riusciamo più a abitarci, non riusciamo più a starci, ma dove vengono più? L'acqua, privatizzazione dell'acqua. Questa provincia ha un grosso rischio con la privatizzazione dell'acqua. Si dirà, io a volte penso, no, dico, ma com'è possibile che l'alto calore fa i debiti? Allora, noi abbiamo le sorgenti, le abbiamo noi. Come si fanno a fare i debiti quando abbiamo le sorgenti? Che danno da bere a oltre 8 milioni di persone. Come si fanno a fare i debiti? È impossibile, se non con una politica marcia. E quindi la trasparenza, ecco dove va a finire poi. Perché quando noi abbiamo partecipato a un tavolo del progetto pilota e poi evidentemente al tavolo dopo ci hanno cacciato perché non avevamo chiesto una cosa, avevo detto tutte queste decisioni che sono state prese dall'inizio a oggi vogliamo che siano pubbliche e vogliamo che tutti possano vederle. Il tavolo dopo non ci hanno convocato, noi l'abbiamo fatto, ve lo mandiamo. L'ex isochimica, abbiamo uno scempio qua ad Avellino, ma uno scempio non solo ambientale, uno scempio culturale, uno scempio di persone, che oggi sembra che trovi finalmente la strada, la via d'uscita, noi lo speriamo. Le periferie, perché oggi quando si parla di città capoluogo non si pensa mai a che cos'è la periferia della città capoluogo, cioè si pensa solamente al corso e dintorni, tralasciando anche il centro storico che dovrebbe essere il fulcro di ogni comunità. No, noi lo tralasciamo perché siamo oltre, noi pensiamo solo al corso e ad altre cose inutili. E l'ex isochimica rappresenta anche questo, rappresenta la volontà di rivedere la giustizia sociale, perché se qualcuno e tanti hanno perso la vita per questo, ma è mai possibile che non si metta un punto subito? Oggi forse accade qualcosa per ripensare a questa problematica, ma fino ad oggi tutto quello che è accaduto, l'inquinamento ambientale, le morti, e chi ci ha pensato? Nessuno. Allora io poi do spazio a tutti i nostri soci che vi descriveranno le tappe e concludo dicendo che questi sono gli aspetti da un certo punto di vista anche tragici del nostro territorio che andremo a trattare, perché Estate Irpine non si propone come la passeggiata allegra. Noi conserviamo il sorriso perché non crediamo sia giusto che politici che non hanno nessun tipo di dignità, nessun rispetto, debbano toglierci il sorriso. Il sorriso noi lo conserviamo, però conserviamo anche una voglia di combattere veramente senza paura. Senza paura, non guardiamo in faccia a nessuno. Questo territorio è nostro, questo è bene che venga detto, perché il territorio non è del politico corrotto, ma è di chi lo abita e di chi lo ama e di chi viene a visitarlo. Di quelle persone è il territorio, non di chi lo sfrutta, non di chi ci fa gli interessi propri. E quindi Estate Irpinia diventa questo, diventa la voglia di ricostruire una comunità, dare la possibilità a tutti di riguardarsi negli occhi. E infatti quest'anno tutte le persone che poi parteciperanno, per essere anche corretti dal punto di vista regionale, saranno tutti soci. Noi faremo tutti soci con un'offerta libera, perché non ci interessa nulla dei soldi, ci importa che però tutti possano conoscere cosa è l'Irpinia, perché non lo si sa. Noi sappiamo qualcosa ma non sappiamo cosa è l'Irpinia, e ce l'ha dimostrato tutte quelle testimonianze che ci sono venute dopo alcune tappe dell'anno scorso, quando ci dicevano appunto: ma io mai avrei immaginato che in Irpinia c'è questo, io mai avrei immaginato che qui ci sono tutte queste bellezze, che questa gente è così. Vabbè, allora è ora
di cambiare, e chiuderemo nell'ultima tappa proprio alla stazione ferroviaria di Avellino. E qua spendo una parola in più per dire perché secondo noi è importante l'Avellino Rocchetti. Noi veniamo da decenni in cui abbiamo subito solo espropri, solo devastazioni. Ci hanno tolto i tribunali, ci hanno tolto gli ospedali, ci hanno tolto le scuole, le poste, i trasporti, le strade non le rifanno nemmeno più. Allora ci hanno tolto tutto, quello che serve sono le cose minime che servono alla vita. Allora se noi riusciamo a riprenderci anche un pezzo dei nostri diritti, che diventa un sogno quella ferrovia, anche a scopo turistico, noi ripartiamo, perché su quella ferrovia ci saliamo di nuovo tutti insieme e non ci fermiamo più. Grazie.